Signori e signore, buonasera. Benvenuti a questa ennesima stagione di Facciamo Piazza Pulita. Non ricordo quante ne abbiamo fatte, più o meno eravamo nel 2012-2011 quando abbiamo iniziato, ne abbiamo fatte tantissime su diverse emittenti, anche su Sky, e quest'anno, a grande richiesta, abbiamo deciso di fare un altro ciclo di trasmissioni. Iniziamo questa sera con un argomento importante che riguarda in particolare Martina Franca, ma io ritengo che riguardi un po' tutta quanta la Valle d'Itria. Il nostro modo di fare informazione, sapete, è molto diretto ed è probabile che qualche ospite invitato rinunci perché magari noi non comunichiamo ai nostri ospiti quali saranno le domande che andremo a fare. Le domande ci vengono spontanee durante la trasmissione. Per parlare di differenziata, questa sera abbiamo invitato e abbiamo pubblicizzato sui social il sindaco di Locorotondo, Tommaso Scatigna. Buonasera, buonasera sindaco. Buonasera direttore. Poi abbiamo invitato l'assessore, il pluriassessore, quattro deleghe assessorili al sport, bilancio, me ne manca turismo e ambiente, Stefano Coletta. Abbiamo mandato, eccolo, Stefano Coletta non è venuto, lo abbiamo sostituito con un manichino questa sera, ma quindi vi leggo l'invito fatto a Coletta e le risposte di Coletta. Mandiamo l'invito a Coletta per SMS, sui social, dappertutto. Lui mi manda un messaggio, dice: ti ringrazio per l'invito, ma ho già impegni programmati, un saluto. Io rispondo: non devi ringraziarmi, è una opportunità che ti sto offrendo per confrontarti con chi ha preso riconoscimenti per anni di fila sulla differenziata. Parlo del comune di Locorotondo. Non si parlerà di politica, quindi cerco di metterlo a suo agio, dico: stai tranquillo, non parleremo di politica. Ripeto l'invito e possiamo registrare, se vuoi, anche venerdì. Basta un'ora da sacrificare i tuoi innumerevoli impegni in favore della comunità. Resto in attesa di una qualsiasi tua disponibilità, che sia la redazione che il tuo interlocutore, in questo caso il sindaco di Locorotondo, accontenteranno. Il sindaco di Locorotondo si era reso disponibile a registrare questa puntata in qualsiasi momento. Quindi dico a Coletta: vabbè, se tu hai degli appuntamenti giovedì, hai già preso degli appuntamenti, non preoccuparti, perché possiamo spostarla anche a venerdì, a poco prima della trasmissione, e il sindaco di Locorotondo è disponibile ad essere comunque presente. Dico anche: buongiorno Stefano, per consentire la tua preziosa presenza alla trasmissione Piazza Pulita, registreremo domani venerdì alle 17.30 in punto a Video M. Ti assicuro assoluta correttezza giornalistica. Gli mando ancora un altro messaggio: buongiorno Stefano. Ah no, questo è lo stesso quello di prima. Lui mi risponde: purtroppo, come ti ho già detto, non ci sono. Questo diceva non ci sono il giovedì, noi l'avevamo spostato al venerdì, ma non c'era mai possibile che uno avesse già degli impegni già presi prima. Ci sono due ordini di motivi, ce ne sono due. Il primo è di natura logistica. Ho già programmato i prossimi 10 giorni e non ho spazi al momento. Venerdì incontro il sindaco di PSU, non so che cosa sia e chi sia, alla stessa ora, oltre ad avere giunta e tanto altro. Contemporaneamente sta PSO, giunta, tanto altro. Il secondo motivo è di natura privata e attiene alla definizione legale della questione BIT, per la quale, consultandomi con il mio legale, preferisco evitare rapporti. Ho evitato, per una questione di delicatezza e rispetto, di risponderti su Facebook. Saluti. Però io sono sempre molto chiaro e le cose bisogna renderle pubbliche. Gli rispondo: assessore, le nostre questioni legali riguardano ambiti giudiziari ai quali evidentemente entrambi ci siamo rivolti. Io rimango giornalista e direttore, tu facente parte dell'amministrazione, mi comporterò di conseguenza. Buona giornata. Questa è la conversazione su Facebook, attraverso SMS tra me e Coletta. Per chi non sapesse la questione legale che intercorre tra il sottoscritto e Coletta, con reciproche querele, eccetera, ma questi riguardano ambiti differenti, rimane comunque la conoscenza, l'amicizia con Coletta, però ci possono essere delle presunte diffamazioni da parte dell'altra, che sono altri organi a dover definire. Per chi non lo sapesse, io scrissi un articolo dove praticamente Martina Franca dissi che non era stata alla BIT,
perché ci furono sensazionali uscite da parte di Coletta sui social. Siamo andati alla Bitta, abbiamo presentato il capocolla, abbiamo presentato la bombetta, abbiamo presentato il territorio, tutte queste cose qui. E beh, io andando semplicemente sul sito della Fiera di Milano, della Bitta, scrissi search Martina Franca, e era scritto uscì, non risulta. Avevo poi la conoscenza, sapevo che lì a Milano ci fosse il professor Lenoci, che era andato alla Fiera di Milano, quindi lui è un esperto di enogastronomia, delle aziende. Chiesi a Lenoci, ma scusami, ma Martina era presente? Antonio, guarda, io l'ho cercata dappertutto, l'ho cercata nello stand della Valle d'Ite, nello stand dei Trulli, dappertutto, ma Martina non c'era. Lo chiesi anche a un espositore, l'unico espositore, che era Torricella. Dico, ma Martina, no Antonio, assolutamente. Poi abbiamo scoperto, ecco, secondo Coletta, che Martina era presente insieme a Terre della Gravina. Cioè, prima Benvenuti in Puglia, poi Terre delle Gravine, e poi non so perché cos'altro fosse stato presente. Però evidentemente è una cosa diversa, perché io posso dire di andare alla fiera, alla Bitta di Milano, consegnare i volantini davanti alla porta, ma non è che abbia partecipato alla Bitta di Milano. Comunque questa è una questione che riguarda altri ambiti. Io volevo solamente in qualche modo introdurla questa questione che riguarda. Coletta rimane un amministratore, io rimango un giornalista. Coletta continua a mandarmi i comunicati, come quello che è arrivato ieri, perché arrivano dei comunicati anche sulla differenziata che ci raccontano un paesaggio bellissimo. Martina finalmente sta rispondendo bene, la campagna è pulita, solamente pochi sporcaccioni criminali, che addirittura uno è stato chiamato addirittura bastardo in civile, addirittura dall'assessore Coletta, bastardo in civile, perché questo signore ha sbagliato, passando con la macchina, la fototrappola ha ripreso, io ve lo vorrei far vedere, ma è un po' problematico per questa prima puntata, una macchina passa vicino ai bidoni della spazzatura quando erano ancora in essere nella campagna, prova a gettare la macchina cercando di a pochi metri, ma con scarsa preparazione cestistica, non va dentro la busta, dentro il bidone della spazzatura, va fuori. Beh, va fuori e Coletta chiaramente la telecamera, tutto il resto, e lo chiama bastardo in civile. Questo è l'assessore Coletta che chiama questo signore, poi la targa viene oscurata, però questo signore viene definito bastardo in civile. Differenziata. Io questa sera ho invitato quanti riconoscimenti ha avuto il sindaco sulla differenziata Locorotondo? Abbastanza. Un numero, 2, 3, 4. Abbiamo di 5 o 6. 5 o 6 riconoscimenti. 5 o 6 riconoscimenti per quanto riguarda da Lega Ambiente, da chi gli dà questo? Ci sono diversi riconoscimenti da diverse associazioni a livello nazionale, l'ultimo come Comune Riciclone, che l'assessore è andato a ritirare pochissimo tempo fa. Benissimo. Io poi, quando ho constatato, fino alla fine pensavo che Coletta venisse, stamattina addirittura, visto che l'ultimo comunicato in ordine di data l'ho avuto dal Presidente della Commissione Ambiente, del Comune di Martina Franca, che poi mandano dichiarazioni, le dichiarazioni, le mie testate, il mio gruppo che oggi rappresenta il terzo gruppo editoriale in Puglia, terzo gruppo editoriale con Puglia Press e tutti gli altri gruppi annessi, Martina Sera, Voce di Taranto, eccetera, eccetera, noi non pubblichiamo i comunicati, ma cerchiamo perché diamo una falsa informazione, perché stamattina alcuni miei colleghi hanno scritto sulle loro testate le parole del presidente il presidente della Commissione Ambiente. Tutto va bene, finalmente è così, stiamo risolvendo queste cose, eccetera, eccetera. Beh, noi cerchiamo le dichiarazioni di capirle, di discuterle. Vorremmo sapere, quando proviamo a chiamare Coletta o Cervellera, non ci rispondono e quindi non riusciamo ad avere delle risposte. Delle risposte a che cosa in realtà? Alle domande che voi, amici, che ci trovate, che mi trovate, che incontrate i miei colleghi della redazione, ci fate. Tutte le mail che ci mandate, perché state subendo in questo momento cattiva differenziata. Attenzione, la differenziata è giusto, è una cosa che va fatta per l'ambiente, per noi, per la nostra famiglia, per i nostri figli, però deve essere fatta bene e soprattutto non ci devono essere cittadini di serie A e cittadini di serie B.
Io ho invitato un ex consigliere, ma io penso che non è Franco, prima mi diceva l'assessore che sta Vito, che sta da, Vito Speciale che sta dall'altra parte, mi diceva ma quella persona quella è dell'opposizione. Io penso che Franco, ecco, potremmo definirlo anche così, Franco Mariella, è l'oppositore, l'oppositore in assoluto. Ma a me piace Franco Mariella perché porta le carte e ci dà i numeri. Allora, una cosa, un fatto importante, Franco. Noi abbiamo, l'errore che non dobbiamo fare è quello di attribuire le responsabilità al gestore sulla raccolta differenziata. Perché? Perché la Monteco è il gestore a Locorotondo, la Monteco è il gestore a Martina Franca. A Locorotondo funziona la differenziata, a Martina Franca non funziona. Ma non funziona nemmeno in città, perché a mesi, a forse un anno dall'entrata in vigore della differenziata, noi notiamo che in città ci sono ancora, c'è il porta a porta, attenzione, io sono contrario al porta a porta e penso che sia temporaneo comunque dappertutto il porta a porta, per quanto sia costoso, oneroso, prima o poi si arriverà ad altro. Dicevo, noi andiamo a vedere i bidoni della spazzatura condominiale, che in questo, soprattutto in questo momento, perché molti cittadini venivano in campagna a buttare i loro rifiuti, oggi non lo possono fare più, che fanno? O vanno a Taranto, perché qualcuno, se voi vedete la mattina, ci sono macchine che vanno a Taranto con bidoni pieni di spazzatura, perché lì ancora si possono buttare, o addirittura a Cisternino, perché mi sembra che a Cisternino ancora non sia entrata la differenziata, è entrata parzialmente con la compostiera. Sono in fase di start-up, sì. Giusto. Quindi, gente che va fuori. Andiamo a vedere tutti questi bidoni condominiali, Martina è sporca. Io vorrei farti vedere, Piero, puoi mandare una foto che io ho ripreso, ho fatto stamattina, vicino al Florian. Guardate le strade di Martina, come, ecco, guardate qui. Questa è la città, sporca, dappertutto. Vi vorrei far vedere anche i bidoni condominiali, vicino ai bidoni condominiali, spazzatura buttata per strada. Quindi non è che la città stia meglio del paese. Iniziamo a partire da una cosa, Sindaco, raccolta porta a porta. Voi finalmente siete riusciti, voi potete dire, di fare la raccolta porta a porta, perché l'avete completata poche settimane fa, voi anche nel tratturo più disparato, nascosto, nell'agro di Locorotondo, voi andate a raccogliere i rifiuti. Me lo può confermare questo? Sì, oltre a confermarlo, io farei una disamina di che cos'è realmente il porta a porta, perché nell'agosto 2014 la Regione Puglia impose ai comuni di riunirsi in aro, in ambiti territoriali ottimali. Il comune di Locorotondo, sotto la presenza del sindaco di Locorotondo, la mia presidenza, riunito in aro con i comuni di Alberobello, di Putignano, di Castelna Grotte e di Noci, è stato il primo aro in Puglia che ha aggiudicato la gara d'appalto per il porta a porta spinto. Abbiamo iniziato con la fase start-up nel gennaio 2016, poi è arrivata l'estate, nei comuni turistici si sa che è vietato dal 1 giugno al 30 settembre cambiare, diciamo così, i sistemi di raccolta. Subito dopo abbiamo iniziato e naturalmente abbiamo nel frattempo coinvolto tantissimo la città. Perché il segreto dove sta? Sta intanto nel buon senso dei cittadini, perché tu puoi essere un amministratore illuminato, puoi essere chiunque, se non hai la collaborazione, se non ti presti ad avere la collaborazione, a chiedere la collaborazione ai cittadini, non puoi raggiungere nessun tipo di risultato. Abbiamo iniziato anche noi, non con poche difficoltà, perché tutti i cambiamenti hanno bisogno di quella fase che all'inizio diventa quasi traumatica, che poi diventa un'abitudine e poi c'è anche la volontà, perché nel frattempo noi abbiamo offerto una serie di possibilità ai nostri cittadini completando l'iter e avviando realmente il porta a porta in paese. Poi che abbiamo fatto? Nella modulazione della Tari, della tariffa, nel piano tariffario della Tari, abbiamo comunque abbassato nell'agro del 10% la tariffa stessa, perché l'agro non aveva lo stesso servizio che aveva la città. Ma una domanda me la devi far fare, perché prego. Io ritengo che anche qui c'è pubblicità ingannevole a Martina Franca. Quando si parla di sconto, di riduzione del 10%, si arriva addirittura al 65%, si sta dando una falsa informazione se non la si completa. Cioè,
il 10% sulla parte variabile o sul totale, sindaco? Questo è un fatto importante, perché se noi parliamo del 10% sul compostaggio, allora la gente pensa che usando la compostiera in campagna si troverà il 10% di meno sulla bolletta, oppure addirittura se è lontana 10 km di distanza dall'isola ecologica ha il 65% di sconto. Poi andiamo a vedere che quel 10% in realtà non è 10%, è il 2-3%, quel 65% è al massimo il 20%. C'è gente che si fa i conti con la benzina che deve consumare per andare all'isola ecologica e quella percentuale non basta nemmeno a pagare la benzina. Nel suo caso il 10% nel è mio variabile caso, o totale? Io che sono un sindaco con i numeri, diciamo così, non va tantissimo d'accordo, quindi ragiono sempre per massimi sistemi, il nostro 10% integrale, diciamo. Benissimo. così chiariamo e dovrebbe essere e abbattiamo, così. Dovrebbe essere così, quando dici il 10% alle persone, altri tuoi colleghi, dovete parlare, dovete dire 10%, dovete completare la promozione pubblicitaria che fate, poi state parlando con uno che da 30 anni vive di pubblicità, dovete dire 10% sulla parte variabile, 65% sulla parte variabile, perché altrimenti dovete essere onesti e dire il 3% sul totale o il 20% sul totale. Quindi completate queste cose, perché la gente sente 65%, poi tutti gli accoliti supporta 65% di sconto, quasi gratis la differenziata. Poi non è così, perché poi hanno le batoste le persone quando si vedono le bollette arrivare. Quindi 10%. Permesso, direttore, continuo a raccontarvi, diciamo così, l'iter che ci ha portato ai risultati attuali. Quindi, una volta sistemato il centro urbano, anche con una serie infinita di incontri, anche diretti con gli amministratori di condominio, perché ci sono poi tantissimi casi, no? Immaginate, su migliaia di utenti ci sono tanti anche casi particolari, abbiamo pensato e introdotto in campagna un sistema che non soddisfaceva realmente le esigenze della popolazione, cioè delle isole di raccolta mobili. Ed è presente che noi abbiamo il centro comunale di raccolta CCR già funzionante, quindi noi eravamo già dotati di un centro comunale di raccolta che adesso funziona ancora meglio perché l'abbiamo potenziato. Ma quante isole ecologiche avete messo voi? E ne avevamo messe quasi una quarantina, voglio dire. Perché? 40? Perché? Sono isole ecologiche, attenzione. Isole ecologiche, sì. Mobili, in cosa consistevano? In punti di raccolta, nell'individuazione dei punti di raccolta, dove la ditta posizionava un piantone in ferro con sopra dei contenitori e la gente a determinati orari, a determinati giorni, doveva andare a lasciare lì i rifiuti. Questo sistema non ha funzionato, o meglio, noi ci siamo rifiutati di continuare con questo sistema. Perché? Perché tanta gente realmente non ce la faceva, vuoi per la distanza, vuoi per gli orari, perché attenzione, non sottovalutiamo mai gli orari, perché faccio un esempio. I nostri territori, i nostri paesi sono costituiti per gran parte da piccoli artigiani, artigiani che cominciano la giornata lavorativa alle 7 di mattina. Se noi mettevamo, come abbiamo messo, ahimè, delle isole in questi punti di raccolta che andavano dalle 7 alle 10, faccio un esempio, di mattina, molti non riuscivano perché andavano a lavorare prima che l'isola potesse essere posizionata. E allora che abbiamo fatto? Abbiamo cominciato a far circolare nella città, in maniera informale, un quesito fondamentale nell'agro. Che ne pensate se facessimo il porta a porta spinto anche nell'agro? Tenete presente che noi abbiamo tantissime contrade, abbiamo un territorio molto particolare, molto antropizzato, molto abitato, è una rete di strade che arriva quasi a 240 chilometri di strade. E allora piano piano abbiamo cominciato a intercettare questa curiosità, che poi è diventata quasi volontà di misurarsi con questa possibilità. E allora il grandissimo lavoro che ha fatto l'assessore, che ha fatto un'infinità di incontri, contrada per contrada, dove ha spiegato il nostro progetto, perché chiariamo una cosa, i gestori si adeguano a un progetto che fa l'amministrazione, supporto di alcuni questo tecnici. Questo è importante. Perché, però vorrei delle risposte in questo momento un po' più brevi, perché altrimenti si stava lamentando prima Franco Mariella. No, non facciamo arrabbiare Franco. No, diceva che in un'ora, dice mamma mia, un'ora dobbiamo stare a parlare in questa trasmissione. È un tema complesso. Io ho detto con voi due ce ne vorrebbero 3 ore per fare la trasmissione, però io ho bisogno di portare un filo logico. Quindi allora cosa abbiamo detto alle persone? Abbiamo detto che siccome sono decenni, quasi secoli, che si dice che c'è differenziazione e classificazione di cittadini serie A, quelli del centro urbano, e serie B, quelli dell'agro, io faccio una cosa,
Vi lancio questa sfida. Io vi vengo a prendere allo stesso prezzo che pagate oggi dalla Tari, quindi senza aumenti, quindi 10% in meno del paese, confermato il rifiuto da casa vostra. Voi che fate? Sì. Però, percentuale? Sì. In 2 mesi 74 e 18% certificato stamattina. Sindaco, però se ci fosse, facciamo vedere Coletta, che magari ora gli faccio da controvoce, da doppiatore a Coletta. Ecco, vai su Coletta. Però sindaco, ecco, non ho la voce giovanile come la sua, sindaco, però il vostro territorio è inferiore rispetto a quello di Martina, l'agro di Martina è più alto, è uno dei più grandi in Italia, eccetera, eccetera, è più alto. Quindi, E quindi è possibile a Locorotondo, metti Coletta, perché ancora non ha completato, il territorio di Locorotondo è molto più piccolo rispetto a Martina, quindi fare al porta a porta, che noi contiamo di arrivarci, non so, fra qualche anno, non si può fare, non può essere confrontata a Martina con Locorotondo. Risposta. Risposta, è tutto commisurato, è tutto commisurato. È chiaro che per fare il porta a porta spinto in campagna aumentano i costi, perché aumentano gli operatori, aumentano i mezzi, però aumenta il risparmio. Quindi l'operazione è fattibilissima. Però, scusami, aumentano Tommaso, le prese. Noi ci conosciamo, ho visto crescere, quindi... Ma quanto conferite voi alla Montico? Non mica pagate quanto paga il comune di Martina alla Montico? Noi pagate in proporzione 2 milioni di euro all'anno. 2 milioni. Quanto paga Martina? Loro sono 14.000 abitanti circa, noi siamo 49, a noi manca qualche centinaio. Vabbè, quanto paga? 50.000, siamo intorno ai 7 milioni e 6, 7 milioni. Quindi, e 6. Quindi diciamo tre volte e mezzo? Sì, all'incirca se mettiamo, là, se facciamo tre volte e mezzo, se facciamo, scusami Franco che tu sei l'uomo dei numeri, se mettiamo tre volte e mezzo il costo è identico, praticamente il costo è uguale, perché è vero che lì è Coletta, il territorio è più grande Martina rispetto a Locorotondo, ma noi stiamo pagando alla Monteco, in questo caso al gestore, tre volte e mezzo, praticamente stiamo pagando senza servizio stiamo pagando alla Monteco esattamente quasi quanto sta pagando volte, pro capite, eccetera, eccetera. Con la differenza, io vorrei entrare ora nel pratico, perché ritengo che quando si parla alla gente, si può parlare alla gente in due modi, una col cuore. E voi stasera state vedendo un po', io vi chiedo scusa, la mia parte sagitata, che non è attenzione contro l'amministrazione, eccetera, eccetera. Io vivo in campagna, quindi come tutte le persone che vivono in campagna, le stesse, sta vivendo davvero un dramma. Cioè, io immagino, mi vergogno quando viene qualche ospite in questo momento, viene in campagna, che viene da fuori, cosa che mi accade spesso di ospitare delle persone, anche artisti, eccetera, eccetera, e vede la campagna in quelle condizioni, e poi chiaramente vedo che la mia famiglia in qualche modo sta consumando del tempo, lasciamo stare anche il denaro della benzina, della cosa, eccetera, eccetera, ma sta consumando del tempo della propria esistenza per fare questa differenziata, pagando esattamente quanto paga il cittadino nel centro urbano e praticamente con tanti disagi e disservizi. Voi avete inventato anche un'altra cosa, sindaco. Questa compostiera sotto il lavandino. Cioè, mi faccia capire, perché questa è una cosa che quando me l'hanno detta, dicevo, pensavo mi stessero prendendo in giro. Qui uno dei problemi in campagna che è avvenuto, che nessuno, io sono stato uno di quelli che ha detto, guardate le compostiere, io non la metto in campagna, perché la compostiera, inutile che ci diciamo, è il supermercato dei topi. La devi mettere lontano, chi ha poco spazio per mettere la compostiera, ahimè, il buon Lucio Montanaro nel servizio che ha fatto Luciano Convertini ha detto che la compostiera la sta usando come per piantare le piante nella compostiera. Quindi voglio dire, voi avete inventato questa compostiera di lavandino, sta funzionando, ha funzionato, sì. Che cos'è? Allora, noi non ci siamo inventati niente, noi abbiamo avuto l'ennesima intuizione, cioè abbiamo partecipato a un bando come Aro della Regione Puglia che ci consentiva di ottenere dei finanziamenti per migliorare il servizio. Allora ne abbiamo comprate noi queste compostiere. Siamo giudicati un bando di quasi 200.000 euro, 180, non mi ricordo adesso, e abbiamo comprato noi questo, non solo questo tipo ma di compostiere. Ma spiega come funziona. Tu metti... È pratica, Antonio. Ah. È pratica. Qui la si potrebbe mettere anche negli appartamenti. È pratica, ma negli appartamenti non serve, perché noi abbiamo, Locorotondo, abbiamo 4 giorni di passaggio di organico, quindi non serve assolutamente. Però... In campagna chi non vuole la compostiera, ci sono tanti che non vogliono la compostiera, non tantissimi, ma tanti, hanno la possibilità del centro comunale di raccolta, voglio dire, quindi sempre aperto con la premialità, attenzione, perché chi conferisce nel centro comunale di raccolta ha anche la premialità. Grazie. Sì. Franco, noi non ce l'abbiamo questo, perché oggi
L'umido non lo possiamo conferire, non si può conferire, non si può andare nelle isole ecologiche, di questo parleremo anche perché io voglio affrontare anche il discorso delle isole ecologiche, 14 isole ecologiche in un territorio così vasto e ampio, mi dicono. Però il piano rifiuti prevedeva solo 12. Il piano rifiuti, non si è capito loro, come hanno fatto a calcolare 12 o 14. Ma poi parleremo di queste isole ecologiche perché vengono dei dubbi sulle isole ecologiche. Dei dubbi ho cercato di approfondirli, magari non so se il sindaco può dirmi qualcosa. Inserire questi manufatti, non so come posso chiamarli, è un termine opportuno, manufatti, questi impianti eccetera, hanno bisogno di autorizzazioni edilizie, di pareri. Se sono stabili, senz'altro. Cioè, hanno bisogno comunque di pareri. C'è bisogno della variante urbanistica perché Benissimo. Debba essere... Ci sono varianti, pareri, eccetera, eccetera. Io tranne lo so. Se gli spazi sono pubblici, quindi c'è un iter diverso interno. Senza pareri? Dell'ufficio tecnico, forse. Solo il parere dell'ufficio tecnico? Se lo spazio è pubblico, se è un piazzale pubblico, se è un'area di sosta pubblica, allora c'è un rapporto diretto fra amministrazione, gestore che chiede e ufficio che autorizza. Vabbè, qui ho qualche dubbio a riguardo, però prendo atto, però sulle... Perché ho detto che sugli iter amministrativi siamo abbastanza ferrati. Lo so, poi ogni tanto ci date qualche ingegnere, poi magari c'è qualcuno che invece se ne vuole andare da Martina, vuole venirsene a Logorotondo recentemente. Allora Franco, abbiamo sentito la situazione, vediamo qual è la situazione. Io da cittadino, non da giornalista. Io voglio far notare l'entità effettivamente del rapporto tra cittadini residenti nell'agro e cittadini residenti nell'urbe, diciamo, nella cinta urbana. A tal proposito, così oggi ho dato un'occhiata al piano che fu approvato nel 2014, nel gennaio 2014, dell'amministrazione Ancona. E ci rendiamo conto che su 28.368 utenze per la raccolta dei rifiuti, ben 11.961, quasi 12.000 utenze sono allocate nell'agro. E spulciando un po' invece quello che è le utenze che sono inserite nel piano finanziario del 2018, passiamo a 33.591 utenze. Mi sembra strano che nel giro di appena 4 anni, gennaio 2014, aprile 2018, gennaio 2018, sì. 4 anni, ci sia stato un incremento del genere delle utenze. Cioè, già questo fa notare che qualcosa forse in quella progettazione fatta dall'amministrazione Ancona agli inizi in maniera molto frettolosa, inizi del 2014 era sbagliata. Una domanda che ti voglio fare io è, a me risulta, forse sbaglio io, però confortami con una tua delucidazione al riguardo, ma non tutte le contrade hanno lo stesso trattamento, perché voglio dire, chi ha... vive in campagna, che so, in qualsiasi parte, altra parte, deve portare alle isole ecologiche, mentre ci sono alcune contrade che oggi ricevono il porta a porta. L'agro è suddiviso in zona con media densità abitativa, che ha circa 2000, all'epoca aveva 1.500 utenze, sì. sono cresciute a 2.500 attualmente le utenze, e mentre nell'agro per la parte che è a bassa densità, erano previste 9.461 utenze, circa 10.000 utenze. Per quelle 2.500 utenze, effettivamente c'è la raccolta porta a porta. È la parte della popolazione che non ha... Qui anche qui... Il problema di fondo... C'è un'altra categoria, sì, c'è cittadino di serie A, cittadino di serie B che ha a densità maggiore di residenti in campagna, e cittadino di serie C dove, poveretti, mi ha fermato un signore, una persona, un disoccupato con la famiglia eccetera eccetera, la figlia va al liceo classico, non hanno auto, Franco, non hanno una macchina, si muovono a passaggi con qualche vicino che viene a Martina e quindi approfittano per ottenere il passaggio, sia quando portano la figlia a scuola eccetera eccetera.
eccetera. E allora mi fecero una cosa: Antonio, come facciamo noi ad andare a Specchia Tarantina, a portare, da dove abita lui, eccetera, sarebbero circa 6-7 chilometri, a portare la spazzatura, 6-7, io non arrivo a Martino, mi metto a passaggi, certe volte impiego due ore, allora facciamo la colletta questa domanda, per favore, Ciccio. Facciamo la colletta questa domanda. Assessore, c'è questo signore qua che praticamente non ha la macchina, la figlia va al liceo classico, è molto brava, è una delle prime, eccetera, eccetera, potrebbe diplomarsi con un risultato importante. Praticamente loro si muovono grazie ad alcuni vicini che passano ad orari specifici, precisi, quindi eccetera eccetera. Lui, il capofamiglia, viene a passaggio certe volte, per arrivare a Martina ci impiega 2 ore, eccetera. Per andare a portare i rifiuti a Specchia Tarantina ci vogliono per lui 6 chilometri, 12 chilometri, non sa come andare. Può andarlo lei a prenderlo durante questi giorni, eventualmente, assessore Coletta, e quindi accompagnarlo a fare i rifiuti, o non so, qualche altro suo collega? Vabbè, cercheremo di avere la risposta per iscritto, tanto ci manderà qualche... Io volevo continuare su quella scia che avevi aperto tu, che è quella del rapporto dei costi per l'esecuzione del servizio a favore dei residenti nell'agro e dei costi per l'esecuzione del servizio per i residenti nell'UPI. Se guardiamo le tabelle dell'organico del personale previsto in quel benedetto piano per le varie tipologie di raccolta organico, raccolta carta, raccolta vetro, raccolta multimediale, le unità di personale per la raccolta, per gli abitanti dell'acqua, sono costituiti da appena il 5% del personale necessario alla raccolta globale. Quindi praticamente il sindaco confermerà che la raccolta è la parte più consistente del costo di del piano tariffario. Quindi mi stai dicendo è intorno all'85%. Le prese si calcola in base a ogni presa. Ad ogni presa si calcola. Un operatore dovrebbe fare 400 prese al giorno. Tu mi stai dicendo questo, che la densità di residenti in campagna è maggiore di quella della città, no, o mi sbaglio? Il 40% della popolazione martinese è residente, 42% di utenze è residente nell'agro. Il 58%. Quindi siamo quasi a 50-50, no? Mentre non è il 50-50 l'unità lavorativa. I costi per la raccolta, il 5% del personale viene utilizzato per la raccolta nell'agro. Perfetto, allora io ho ricevuto... E questo è il dato più eclatante, diciamo. Da qualche giorno ho messo gli spot, tra virgolette, sui social, dappertutto di questa trasmissione, e vi posso dire che in privato ho ricevuto tantissime domande da fare a Coletta, perché pensavo che Coletta venisse, ma io non avevo dubbi che non sarebbe venuto, ma al sindaco, perché al sindaco Tommaso Scatigna, in realtà, noi vogliamo sapere, io mi sono chiesto, perché noi siamo andati nel Friuli Venezia Giulia a copiare e incollare un regolamento sui rifiuti, quando avremmo potuto risparmiare perlomeno in biglietto del treno o non so come, andando a 6 chilometri all'Ocorotondo e dire: scusami, mi fai vedere il regolamento che avete fatto voi, lo facciamo uguale al vostro, o comunque andare a un comune più vicino? Questa è una domanda così, ma io mi chiedo ancora una cosa, non so chi mi può rispondere. Io abito in campagna. Il comune mi dice, l'amministrazione mi dice: tu l'umido lo devi fare il compostaggio, perché non te lo ritiriamo. Non ci sono nei centri, non è possibile smaltirlo da nessuna parte, non è rispetto all'Ocorotondo, abbiamo sentito prima il sindaco, che là si può fare. Addirittura l'indifferenziato dobbiamo aspettare 2 volte alla settimana, dove in determinate ore, dove arrivi il camion per andarli a portare. Voi immaginate, cioè bisogna... Prego. 2 volte a settimana nel periodo primaverile invernale, 2 volte a settimana in estate. Quindi voi immaginate, uno deve concertare tutta la sua attività per quei 2 giorni, quelle 2 ore per portare l'indifferenziato in questi mezzi qua, diventa anche a tenere l'agenda degli appuntamenti difficile. Ma la domanda che mi faccio è questa: io devo usare la compostiera, l'umido mio lo devo smaltire lì, nello stesso tempo devo pagare la quota di umido che in città giorno per giorno raccolgono nei condomini. È giusta questa definizione? La definizione è corretta. Se la tariffa è uguale, cioè, o perlomeno c'è una piccola differenziazione. Il principio non è assolutamente
politicamente corretto, però la definizione è corretta. Cioè, io devo pagare l'umido che il sindaco Ancona ogni giorno porta giù a casa sua, nel cassonetto, nella pattumella, e io la devo andare a fare il compostaggio. È lo stesso principio del trasporto pubblico scolastico, faccio un esempio. Anche chi non ha bambini che usufruiscono di questo trasporto, pagano per coloro i quali invece hanno i bambini che usufruiscono. No, questo volevo sapere, perché è una cosa che dà fastidio a me, dà fastidio agli altri. Vi voglio leggere una lettera che ho ricevuto sulla mia email. Gentile direttore, si è firmata questa persona anche piuttosto autorevole, al di fuori dalla politica, quindi... Gentile direttore, abito nell'agro di Martina, rectius latino, nell'oramai noto pattumaio a cielo aperto, e la situazione incontrata a Grassitello. Vedi foto allegate. Facciamo delle foto intanto mentre le sto parlando. Sta diventando sempre più critica e insostenibile, come in altre zone della campagna. Da diversi mesi stazionano rifiuti pericolosi, Eternit, sanitari, pneumatici ed altro. E dopo segnalazioni il Comune è intervenuto brillantemente e anziché far rimuovere gli stessi ha solo provveduto a delimitare l'area con il nastro biancorosso. Dopo la rimozione dei cassonetti, lo spettacolo che si presenta agli occhi dei residenti, dei bambini che passeggiano e dei turisti che transitano nella zona è sconcertante. Si notano decine di buste della spazzatura lasciati in ordine sparso, un cartone contenente all'interno, ahimè, un cane morto, pensate, questo è un fatto di questa mattina, e tant'altro che non sto qui a descrivervi, perché sarebbe sufficiente per lustrare l'agro per avere certezza della triste realtà. Capisco che tutto è conseguenza della grande inciviltà di chi abbandona ogni tipo di rifiuto sul ciglio della strada, ma dal momento che tale situazione era facilmente prevedibile, i politicanti, nonché i responsabili della tutela igienico-sanitaria, avrebbero dovuto attivarsi seriamente al fine di impedire che la situazione degenerasse. Ad oggi nessun intervento concreto è stato posto in essere, oltre ai soliti selfie e proclami autocelebrativi. Nel ringraziarvi per l'attenzione, vi saluto cordialmente. Gaetano Cimaglia, avvocato. Allora, questa è una di situazioni, ma ne ho avute tante di queste situazioni. Tu hai fatto vedere le immagini, sì. Allora, dicevo prima che per entrare in contatto con la gente bisogna farlo in due modi, cuore e portafogli. Un cittadino in media... Una dimostrazione eclatante. No, quella dei cani, quella di dopo. No, quella no, è un'altra cosa stupenda che voi avete fatto. La raccolta differenziata nell'agro il 14 febbraio 2018. Come grande dichiarazione d'amore nei confronti del territorio. Benissimo. Che poi ti voglio dire una cosa. Apro e chiudo la parentesi, facciamo, diciamo, a Coletta. Coletta già recentemente ha parlato che lui sta cercando, vuole fare gli eventi, condividere tutta la Valle d'Itria, gli eventi estivi. Dice, mettiamoci tutti insieme a fare gli eventi estivi. Ma voglio sapere una cosa, è possibile che possiamo fare noi le cose buone, dobbiamo fare le cose buone con i comuni della Valle d'Itria, mentre quando dovremmo fare le cose utili non le possiamo fare con i comuni migliori del nostro o che sanno farli meglio di noi? Perché anche negli ultimi anni Locorotondo, e ve lo dice uno che ritiene di avere un po' di esperienza per quanto riguarda gli eventi, è cresciuta per quanto riguarda gli eventi anche qualitativamente in maniera straordinaria. Sindaco. Le nostre porte sono sempre aperte, lo dimostra il fatto che noi siamo disponibili a una collaborazione diretta, anche quotidiana, ove fosse necessario, perché noi siamo cittadini della Valle d'Itria, innamorati della Valle d'Itria, e naturalmente saremmo beneficiati tutti del fatto che se la Valle d'Itria avesse un sistema, non di raccolta differenziata perché stiamo parlando di questo, un sistema di sviluppo socio-economico uguale. Dovremmo parlare, sindaco, qui ci vorrebbe un'altra puntata, ci vorrà un'altra puntata, e sicuramente ti inviterò a un'altra puntata quando parleremo di quel famoso depuratore che all'improvviso si guasta, dove ci sono poi dei funzionari che vengono indagati, sia dell'acquedotto pugliese, che poi vengono indagati anche quelli dell'ANAS, che poi l'acquedotto pugliese, da dove emergono probabilmente delle responsabilità, presenta un piano di 10 milioni di euro, poi facciamo le trincee drenanti, un'altra situazione, 3 milioni di euro, che praticamente è una situazione provvisoria, perché quelle non è, lo dice il capitolo, è una situazione provvisoria, quindi parliamo di 3 milioni di euro che la comunità pagherà. Una strada che comunque è limitata in questo momento al traffico, a grande traffico,
così come in questo momento. E poi recentemente esce un'altra storiella, che non so se è vera o non è vera, che in realtà l'acquedotto, secondo l'acquedotto dice no, che il depuratore funzionava prima, funziona ora. Cioè, fatemi capire, funzionava prima, poi si fanno 10 milioni di euro. Cioè, sono delle cose, io non riesco, da giornalista non riesco a seguire, però una domanda me la faccio e gliela faccio. Io ho un locale a Martina Franca, sono mesi, non è vero, io faccio un esempio, io non riesco a fare domanda di allaccio né della fogna né dell'acqua. Uno, cosa strana. Aggiungici che ci devi pagare la Tari. E devo pagare la Tari. Cioè, mentre l'acquedotto con la Regione Puglia ha una convenzione che tutti gli allacci devono essere fatti dall'acquedotto pugliese, deve fare tutti gli allacci che vengono richiesti, in questo caso non vengono fatti. E poi mi chiede un'altra cosa, sindaco. Nei momenti in cui oggi non si fanno gli allacci, Franco, a queste persone, perché si consente, si rilasciano licenze edilizie? Cioè, è una contraddizione, perché i palazzi che sorgono non li devono, così come quei poveretti che ci hanno, oppure si possono fare in funzione di quando ci sarà, che non sappiamo se ci sarà mai. Ci sono tante contraddizioni che io, credetemi, vorrebbe una puntata al giorno. Ci vorrebbe una puntata, io non riesco, purtroppo io non riesco a capire. Si vedono tante gru a Martina di licenze edilizie. Ma non si vede, ma non è così, perché tanto è vero, poi potremmo parlare di tante cose, però stiamo parlando di differenziata. Stiamo parlando di differenziata stasera. Allora, sindaco, volevo sapere quanto paga più o meno in media? Cioè, io voglio sapere, possiamo fare una comparazione, quanto paga una famiglia a Locrotondo? La vogliamo fare con me? Una famiglia triangolare, io ho una figlia, un appartamento di 100 metri quadrati, io pago 163 euro di tari. E vi assicuro che... circa 200 euro da noi. Essendo il sindaco, pago al centimetro quadrato. 100 quindi metri, tu... tre persone dovremmo stare intorno ai 100 metri. Ai 100, 200 euro, scusate. Quindi Martina paga... Paga qualche cosina in più. Allora, ora parliamo di futuro. Noi vediamo quanto costa smaltire, no, i rifiuti, non nelle discariche, eccetera, eccetera. È giusto dire, sindaco, che noi non avremo mai, perché diciamolo, la differenziata è solamente una questione di... come possiamo dire? E vogliamo sfatare una volta per tutte questo mito che ci ha inculcato la sinistra, che la differenziata serve a migliorare l'ambiente. La differenziata serve dovrebbe servire esclusivamente a risparmiare e a far risparmiare le famiglie. L'ambiente è una favola che negli ultimi 20 anni, 15 anni, la sinistra ci ha fatto girare nei nostri cervelli. Per fortuna qualche cervello... Sindaco, possiamo parlare di applicazione puntuale della tariffa? Certo. Vogliamo parlare di questo, che poi è il focus della differenziata? Di questo dobbiamo parlare. Bene, perché noi dobbiamo parlare, spieghiamo che cos'è l'applicazione puntuale della tariffa. Noi dobbiamo pensare a una cosa. Io, sapete che cosa dico a chi abita in città? Voi, per capire in questo momento il disagio che stanno vivendo le persone nell'agro, domani mattina dovrebbe uscire una delibera. Allora, per 15 giorni tutti i cittadini di Martina non sarà fatta la raccolta porta a porta, ma devono portare, conferire i rifiuti direttamente nelle isole ecologiche. Tutto nelle stesse condizioni. In quel modo, io so che ci sarebbe la rivoluzione, quindi nascerebbero quelle famose battaglie tra Crumiri e Pipistrelli di qualche secolo fa, quindi capirebbero la discorsa. La verità è questa, che il porta a porta prima o poi sarà limitato, è una fase, io ho parlato con dei tecnici, è una fase la raccolta porta a porta, perché si deve arrivare comunque a questa applicazione puntuale di rifiuti, ed è giusto, cioè se il rifiuto può essere riciclato eccetera, non è possibile che noi paghiamo, come ha detto il sindaco, 100 metri quanto paga il sindaco rispetto ai 200 che paga un altro, eccetera, eccetera. La differenza si potrebbe addirittura, la differenza è in quello come fa lo smaltimento il sindaco, come riesce a fare. Quindi voi immaginate, si potrebbe avere un abbattimento, la Tari potrebbe costare evidentemente in questo modo il 20%. Noi abbiamo risparmiato nei primi 3 mesi del 2018 già 120.000 euro. Più costa di più. In più stamattina, dopo che abbiamo comunicato ufficialmente la percentuale della quale vi ho parlato prima, il 74-18% differenziata,
faremo i conteggi sull'abbassamento dell'ecotassa, perché i comuni hanno iniziato il loro declino dal punto di vista economico da quando hanno, sempre i grandi, i re magi della sinistra regionale, hanno fatto passare l'ecotassa da 50 euro a tonnellata fino a 185 euro a tonnellata nel giro di 4 anni. Detto, questa è una, ma ne vogliamo parlare verità, anche di questa, delle certo, perché se la regione non autorizza, non, esatto, l'apertura di impianti, ma o quelli che stanno, anche, vogliamo anche parlare degli escamotage che poi la regione Puglia faceva ai comuni quando faceva la comparazione con il mese precedente, o siamo arrivati a 3 mesi. L'escamotage non lo faceva la regione, l'escamotage lo facevano i bilanci comunali, e qui abbiamo un esperto, quando in realtà dai bilanci comunali generali si potevano coprire i buchi di vari servizi, fra cui quello della raccolta dei rifiuti. Oggi non è più possibile. Oggi è un servizio che si autodetermina, si autosostiene e non si scherza più su queste cose. Ecco perché se c'è, fino a quando c'è una programmazione seria, parlando chiaramente, seriamente e sinceramente con i cittadini, dicendo che il servizio è questo, il costo è questo, l'idea è questa, e il traguardo può essere questo, allora si parte con un rapporto di correttezza senza sfociare poi in diversi malcontenti. Poi c'è un altro segreto, attenzione, chi meglio dei gestori, quindi dell'esperienza che hanno, conosce i problemi del servizio stesso? Noi dialoghiamo, io, l'assessore, l'ufficio, con il nostro gestore, perché è forte di un'esperienza trentennale, cioè 150 comuni credo ancora, 130, ma non mi ricordo, ci dà anche dei suggerimenti che noi cerchiamo di mettere in pratica. Io con grande umiltà, direttore, con grandissima umiltà, perché io non sono un ingegnere ambientale, sindaco, non sono un tecnico, non sono un illuminato. Io qualche mese fa, io purtroppo non posso dire perché ci sono, da giornalista c'è anche un segreto professionale che ancora, anche la legge sulla privacy ci continua a garantire, la nuova legge europea sulla privacy, no, in funzione dal, come sapete, dal 15 maggio, dico a tutte le aziende, a tutte le imprese piccole, datevi da fare, perché è una cosa che dovete ottemperare, perché ci sono sanzioni salatissime, però apro e chiudo la parentesi. Io quando ho avuto un colloquio con qualcuno, tra virgolette, con il gestore dell'azienda che gestisce, l'ho visto imbarazzato per quanto riguarda Martina Franca, nel senso che dice: guarda, il regolamento è quello, noi anzi certe volte stiamo dando noi dei consigli, come, ma io qui voglio farti una... Siamo andati in consiglio comunale, l'abbiamo bene, cambiato. In bene, ma qui non è cosa. Il regolamento del servizio, Martina? No, il regolamento del servizio è un piano. Forse si riferisce al disciplinare. Ma bisognerebbe spiegarlo anche, perché in realtà perché tu sai che poi è stato... c'è un aspetto... Quel piano che dici tu è stato votato, cioè dice sempre la maggioranza che è stato votato all'unanimità, senza dire anche qui come il discorso della pubblicità sullo sconto, non dice che magari è stato fatto all'unanimità, perché in quel momento c'erano forse due consiglieri in consiglio dell'opposizione, uno dei quali poi si è reso indipendente e quindi probabilmente era già nell'area della maggioranza, e quindi in realtà mancavano tanti consiglieri. Però la domanda che le voglio fare, sindaco, in base ai contratti che voi fate con la Monteco, perché secondo me un contenzioso uscirà prima o poi tra Comune e Monteco. Quando la... Non col vostro comune. Non con il vostro comune. A te la domanda per un motivo. Perché tu, conoscendo i contratti, conoscendo più o meno delle cose, cioè, ora che la Monteco sta facendo tanti lavori extra, che non sono inseriti all'interno dell'appalto, e quando la Monteco verrà e fatturerà, perché questo è previsto che tutte le cose extra fatte dalla Monteco saranno fatturate e dovranno essere pagate dal... C'è un aspetto particolare su questo che devi aggiungere rispetto al comune di Locorotondo. Il comune di Martina ha stipulato un contratto con una ditta del Torinese, se non sbaglio, per controllare l'esecuzione del servizio Monteco. Potremmo chiamare i nostri amministratori, invece di fare come il sindaco di Locorotondo, non perché è qua presente, come fanno tanti altri amministratori, invece di dialogare, di trovare le migliori soluzioni possibili con l'appaltatore,
interfacciano un altro soggetto, non so perché. Non so perché. In queste fasi delicate l'appaltatore non può essere nemico dell'amministrazione. Assolutamente. Assolutamente. Anzi, mai sì. Ha un certo interesse, soprattutto sì, certo. Forse l'appaltatore, perché deve eseguire il servizio nel certo. miglior modo possibile, cercare di fare delle economie nei costi aziendali per poter starci in quello che molte volte è un prezzo risicato dell'appalto, no? Io vorrei fare un passo indietro meno di un anno fa. Meno di un anno fa fu detto, Franco, e faccio a te perché tu conosci tutta la storia, il sindaco durante la campagna elettorale, che fu in qualche modo questo aumento dei rifiuti, dalla raccolta dei rifiuti, eccetera, fu preso, poteva perdere le elezioni per quel fatto là, riuscì con una manovra, io ritengo sia... che era anche pubblicità ingannevole, è stata pubblicità ingannevole, quella soprattutto in quel momento preciso in campagna elettorale disse pagate solamente la pagate solo la prima rata, poi arriviamo noi e non pagherete. No, poi non solo poi abbiamo pagato tutte le altre rate, sono state pagate tutte le altre rate, eccetera, eccetera. Tu ricorderai che è una delibera fatta a novembre scorso con cui si stabiliva di restituire 500.000 euro. Non dimentichiamo che mia moglie è di Martina, quindi 500, io capisco benissimo la realtà. 500.000 euro sarebbero stati restituiti ai cittadini martinesi per i minor costi sostenuti nell'appalto del 2017 attraverso una riduzione delle tariffe del 2018. Le tariffe del 2018 si sono ridotte, almeno da quello che hanno dichiarato il del Consiglio 12%. Comunale, no, di circa 400.000 euro. Per cui già quella, ma quel 12%, sapete a che cosa è stato determinato? Quella riduzione? Dall'aver trovato circa 200.000 metri quadri di superficie non tassata nel, rispetto agli anni precedenti, cioè dalla lotta all'evasione, circa 200.000 metri quadri su 2 milioni e 600.000 metri quadri che era il piano finanziario del 2017 per le utenze domestiche e circa 75.000 metri quadri per le utenze non domestiche. Quello portava... Mi insegni che dal 2018 oggi revisione dei conti dei comuni su circolare della Corte dei Conti hanno acceso i riflettori sui recuperi di evasioni fiscali, non considerando più l'ultimo quinquennio, ma anno per anno, dando anche un giudizio che influisce sui piani da rifare e sui bilanci di previsione stesso. Certo, attenzione. Certo. Quindi, sindaco, andiamo... quindi vuol dire che se io prevedevo, chiedo scusa, nel bilancio di previsione 2017 un recupero di evasione fiscale di 200.000 euro, lo facevo per tutti i 5 anni che mi hanno portato al 2017, adesso non lo posso fare più perché devo prevedere e certificare che cosa ho recuperato, quanto e da chi. Certo. Ma lo hanno scritto nel piano tariffario che ci sono circa quei metri diretto. Quadri. È un obbligo di... hanno scritto nel piano tariffario che ci sono quei metri quadri in più. Per cui comunque li hanno accertati quei metri quadri. Certo. Altrimenti dovevano l'anno lasciare... L'anno prossimo accerteranno il recuperato. Il recuperato devono accertare. Certo. Io vorrei ora... Stiamo in conclusione della... È diventata molto tecnica questa trasmissione. No, non è vero, perché abbiamo cercato, anche io ho cercato di abbassarla, perché io sono ignorante, quindi voi siete dei professionisti, la mia ignoranza porta ad abbassare certamente i toni, a far capire a quelli come me come stanno le cose. Io la cosa che vorrei concludere in questo, quando parliamo di cittadino di serie A e cittadino di serie B, noi avremo l'estate prossima, avremo, speriamo che avvenga quello che è avvenuto la scorsa estate, un grosso flusso turistico che devo dire è già iniziato. Devo dire che non è grazie a Coletta quello che fa Coletta o che è andata alla Bitta a promuovere le bracciole, eccetera, eccetera, o magari a degli eventi che vengono fatti sul territorio. Salutiamo Coletta, detto io sono qui per sì, ma io voglio bene Coletta, lo sa lui. Cioè noi, infatti, lo salutiamo. Tra persone mi sarebbe piaciuto. Siamo tutti interisti, certo. Siamo tre, pure io. Allora, volevo dire questo. Io ritengo che chi non viene ha sempre torto. Stefano, secondo me, lui è anche bravo. Probabilmente questa sera lui ci avrebbe dato anche delle risposte. Perché chi è assente, chi non risponde, ha sempre torto, Stefano. Quindi, le nostre beghe sulle quali c'è un contenzioso legale, ce le vediamo, ci sono gli organi preposti. Però io resto a fare il giornalista, l'editore, il direttore di diverse testate, tu a fare l'amministratore. Quindi, purtroppo dobbiamo cercare di convivere in questi anni. Se tu rimarrai amministratore e io rimarrò finché l'ordine non mi toglierà la tessera, rimarrò giornalista. Io devo dire una cosa.
Oggi arriveranno tutte queste persone, non per merito dei comuni, ma perché c'è il brand Puglia che in questo momento sta funzionando nel mondo. C'è l'enogastronomia Puglia che è terza in Europa. Cioè noi praticamente riusciamo ad avere tutto questo, stiamo riuscendo ad avere tutto questo flusso turistico grazie al brand Puglia. Ora, voi immaginate che quest'estate arrivino tante persone dalla Valle d'Itria e si portino male un'immagine non consona, non bella del territorio della Valle d'Itria, rifiuti buttati qua, buttati là, eccetera, eccetera. La colpa sicuramente, non avrei usato, Stefano, queste espressioni, bastardo incivile o il cittadino per bene, perché non sappiamo chi è il bastardo incivile, tu ti riferivi a quello che dalla macchina ha sbagliato a fare canestro, praticamente l'ha buttato 50 centimetri fuori la busta dal cassonetto, bastardo incivile. Cittadino per bene, non sappiamo chi sia il cittadino per bene, io so che in generale abbiamo un agro pieno di rifiuti, una città sporca, una città che manca tutto, ad esempio io oggi vedevo le strisce pedonali, cioè noi addirittura facciamo attraversare i bambini tra il traffico perché non ci sono le strisce pedonali, è passato un anno da quando si è iniziata questa amministrazione, disse che dopo un mese sarebbero state fatte, noi lasciamo passare donne, bambini, anziani tra le macchine sperando ogni volta che lo fanno, si fanno il segno della croce se arriveranno all'altra parte del marciapiede, tutte queste situazioni, ma io voglio dire una cosa all'amministrazione comunale, i guardiani del territorio in realtà sono i residenti dell'agro. Voi vi mettete contro i residenti dell'agro che sono gli incivili, i porci, i maiali, i bastardi, dovete fare il compostaggio, dovete portare i rifiuti quando vi diciamo noi dove vi diciamo noi li dovete portare, chilometri, 10. Se voi continuate con questo atteggiamento qui, piuttosto che dire una parola che nella comunicazione è fondamentale, aiutateci perché siete voi che state nell'agro, che guardate, che siete in realtà i guardiani dell'agro, che vedete chi è il bastardo, se c'è il bastardo, che magari spinti da un senso civico una domenica mattina, come facevi tu una volta, Stefano, che ormai non ti vediamo più in quelle vesti, ti mettevi insieme a tanti altri giovani quando magari non c'era campagna elettorale, e andavate a raccogliere i rifiuti dalla campagna, tutte queste cose qua, noi lo potremmo fare noi, cioè possiamo collaborare per cercare di dare un'immagine, ma se c'è questo braccio di ferro tra amministrazione comunale e chi vive nell'agro, se chi vive nell'agro deve pagare più alla fine tra quello che deve spendere in benzina, tu mi stavi dicendo, devo spendere Antonio, di più rispetto agli altri, ricevendo meno servizi, spendendo ore, giorni, tempo della nostra vita per trasportare i rifiuti da una parte all'altra nei giorni che dite voi. Se voi rendete complicate queste cose qui, ma pensate che noi che viviamo in campagna potremo per voi fare tutto questo? Io volevo partire da quello che diceva il sindaco all'inizio della trasmissione. Nella fase di startup è chiaro che ci possono essere delle problematiche. Come l'hanno affrontata loro? Le problematiche come le hanno affrontate? All'inizio hanno previsto ben 40 postazioni mobili nell'agro per la raccolta dei rifiuti. Beh, Martina prevede che cosa? 12 punti provvisori su quasi 10.000 utenze. Ma come si fa a programmare una cosa del genere nella fase di startup? Qualcuno ha sbagliato. Tant'è che gira anche notizia che si sono fatti leggere il capitolato d'appalto e hanno pagato per farsi leggere il capitolato d'appalto. No. Cioè, gli errori sono tanti, caro Antonio. Il problema è tutto nella fase di programmazione. Nella fase di programmazione la programmazione deve essere fatta da chi ha le esperienze per fare quello. Non ci si inventa così. La domanda te la faccio, conosco anche la risposta probabilmente. Se tu dovessi dare oggi... Sei un mago. No, te lo dico perché ti conosco. Se tu dovessi dare ora un consiglio ai cugini martinesi, no? Per raddrizzare questa situazione, che cosa diresti? Intanto abbiate fiducia nei cittadini, nell'azienda e confidate sempre nel buon senso dei cittadini martinesi, vi assicuro. Sono convinto che i cittadini di buonsenso siano molti, ma molti, ma molti di più di coloro i quali, forse anche per disperazione, forse anche per incertezza, forse anche per confusione, oggi conferiscono, diciamo così, in maniera errata
per le strade i rifiuti. Mi sento anche dare un consiglio, se mi permettete, ai cittadini di Martina, no? Di avere quella pazienza che ci vuole, no? Sostanziale nei confronti di un servizio che può, secondo me, solamente migliorare. Io aggiungerei senso civico da parte di tutti, e veramente in questo momento, Sindaco, bisogna essere l'amministrazione di tutta la città, non di una parte della città, perché se così fosse, l'amministrazione sarebbe l'amministrazione di una piccolissima parte della città che l'ha voluta. Quindi cerchiamo di essere l'amministrazione di tutta la città, cerchiamo di collaborare tutti quanti, di non fare ancora la campagna elettorale finita nel giugno del 2017, le maniche in questo momento cerchiamo, perché Martina, dimentichiamoci per il momento, non usate nemmeno quella parola di tasse di soggiorno, perché tasse di soggiorno per soggiornare a Martina in Valle d'Itria tra i rifiuti in questo momento mi sembra veramente che sia una cosa scandalosa. Cioè, non ne parlate proprio. Prima cerchiamo che il territorio sia finalmente un territorio appetibile da parte dei turisti, degli ospiti, eccetera. Poi andiamo a parlare, perché servizi, la tassa di soggiorno, a colè? Perché cosa la tassa di soggiorno? La tassa di soggiorno perché non ci sono bagni a Martina, perché alle 21 di sera uno che ha un problema non può andare, se non va in un bar non può andare perché ci sono solamente due bagni pubblici, sempre che ci siano. Tassa di soggiorno per che cosa? Per questi rifiuti, per quello che sta avvenendo? Quindi per cortesia, ne parliamo dopo, non cerchiamo di imitare le cose buone degli altri. Ripeto, andiamo, magari portiamo un po' di assessori e il sindaco offrirà il caffè in un buon bar di Locorotondo, magari a visitare la cittadina che noi tante volte facciamo, perché il vostro la sera lì a Locorotondo è davvero un piacere venirci, e a Martina invece, se non è estate, davvero c'è un mortorio. Grazie al sindaco. Grazie Tommaso a voi, direttore, Scatina, a te dell'invito. Mi propongo ancora di ospitare per altri, perché noi dobbiamo cercare di fare brand Valle d'Itria. Io stasera avrei potuto invitare il sindaco di Cisternino, ma l'avrei messo un po' in difficoltà, perché non è che a Cisternino sulla differenziata ci sia ancora chissà che cosa. E ringrazio Franco Mariella, che ritengo che tu sia uno dei più esperti conoscitori, con i numeri nessuno, peccato, perché tu potresti essere una risorsa per qualsiasi amministrazione, secondo me, e bisognerebbe fare quello per che quella che è la tua memoria storica, per la tua memoria storica, e quindi al di là delle appartenenze, che poi siamo tutti cittadini della stessa, figli della stessa madre. Grazie della vostra cortese attenzione. Stasera la trasmissione è alle 21:30, questa puntata non andrà mai su Facebook, la troverete solamente a ripetizione, che il mio editore Rocco Monaco manderà in qualsiasi ora. Quindi pubblicizzeremo la televisione, perché la televisione deve tornare a fare la televisione e Facebook deve fare il social. Quindi questa trasmissione si vede solamente in televisione. In qualsiasi fascia, mattina la troverete sempre. Io posso fare un post dicendo che sono stato ospite di questa trasmissione? Ma faremo tanta pubblicità a questa puntata. Tanta pubblicità, ma non andrà su Facebook. Grazie. Salutiamo e ringraziamo Stefano Coletta, che è in questo momento, non mi ricordo il nome, con quel nome straniero che non conoscete, tu conosci tu quel signore con cui aveva appuntamento Coletta in questa fascia? È una nostra pecca, non lo sappiamo. Perfetto, allora Stefano, ti aspettiamo in una prossima trasmissione, parleremo di tante cose, parleremo di turismo, parleremo di enogastronomia, parleremo di spettacoli, parleremo in queste puntate, saranno puntate non serie come quelle di stasera, ma magari un po' più seriose. Grazie, buonasera, alla prossima settimana, buon weekend.